Vite in corsia ritorna come sempre anche questo venerdì. Buongiorno a tutti voi. Entriamo nelle vostre case per raccontarvi le tante storie, le tante testimonianze, aprire anche il cassetto dei ricordi delle vite che si intrecciano negli ospedali, nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Ovviamente, come sempre, poi l'ultima parte dedicata al consiglio del medico in collaborazione con Casa Sollievo della Sofferenza. Come sempre apriamo la nostra pagina di queste vite in corsia, quindi cominciamo il nostro racconto con questa prima sezione che dedichiamo ovviamente alle storie e alle testimonianze. E se parliamo di storie, ovviamente la nostra compagna di viaggio è Suor Cristina Pievani, superiora delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù in Casa Sollievo della Sofferenza. Ben trovata, Suor Cristina, Grazie, buongiorno. buongiorno a tutti. E buongiorno al nostro ospite, al nostro testimone, possiamo dire così, di questa giornata, di questo venerdì, Ciro Desinno, fondatore dell'Agape. Ci racconterà che cos'è l'Agape, scoprirete questa fantastica storia. Suor Cristina, tu sicuramente ce la sai Buongiorno. presentare meglio. Buongiorno. Sì. Ciro Desinno ha avuto un'esperienza pesante a Casa Sollievo, che però ha fruttato, come tutte le esperienze di croce vissuto cristianamente, ha dato un bellissimo frutto. Vero, signor Ciro? La storia Sì. inizia con un grande dolore. Sì, la storia inizia con la malattia di mia figlia Francesca, che era la prima figlia, e che il 21 febbraio del 1989 si ricoverò in casa Sollievo con la diagnosi di leucemia linfoblastica acuta. Questo chiaramente è difficile spiegare a chi non ha vissuto queste esperienze, quali e quante emozioni attraversino l'animo di un genitore nel momento in cui ti fanno una diagnosi del genere. Poi a complicare ancora di più l'aspetto psicologico dei genitori ci sono gli amici e i parenti che ti consigliano di andare nei centri più rinomati e non si rendono conto di quanta difficoltà ci sarebbe a gestire una malattia tumorale o leucemica a distanza di 500, 600, 1000 km di distanza da casa. All'inizio chi mi convinse a restare in casa Sollievo fu l'allora primario dell'ematologia, dottor Mario Carotenuto, compianto dottor Mario Carotenuto, il quale una sera nell'androne del terzo piano, con molta gentilezza, ci disse: voi avete il diritto di andare dove volete, noi non ne facciamo un problema, però vi do un consiglio: qualunque decisione prendete, prendetela subito, perché ogni giorno di ritardo può essere fatale per vostra figlia. E lì immediatamente io e mia moglie decidemmo di restare in casa Sollievo e non ce ne siamo mai pentiti. Qualche giorno dopo, uscendo dalla visita di mia figlia all'ospedale, perché purtroppo mia moglie stava ricoverata, io dovevo fare su e giù anche per lavoro, erano le 2 del pomeriggio, scesi nella cripta di Padre Pio e stranamente non c'era nessuno, ero solo. Siccome sono convinto che la preghiera non deve essere un fatto egoistico, ma deve essere un fatto altruistico, cioè non si deve pregare per chiedere una raccomandazione, non pregai quel giorno, dissi solo sia fatta la tua volontà. Entrai con l'animo turbato e ne uscii sereno, serenità che poi non ho più perso. Sono convinto che quel giorno il Signore, tramite Padre Pio, mi inculcò un seme che poi crebbe e divenne l'agape. Divenne l'agape. La preghiera è sempre
il Signore ci ascolta, anche se forse noi aspetteremo altre cose, ma Lui risponde come è meglio per noi. C'è sempre questo tratto comune, no, Suor Cristina? Sì. Questa scoperta anche della preghiera come potenza proprio che ci accompagna. Davvero poi queste testimonianze diventano significative anche per questo, perché parliamo di storie drammatiche. Oggi sua figlia non c'è più. In qualche modo continua a vivere in quello che poi avete creato dopo, no? Certo. Quindi la storia dell'agape nasce proprio da questa esigenza anche di dare anche un supporto a chi come voi da genitori si trova a vivere queste storie complicate. Come è nata l'agape? Niente, quindi in seguito a questo ricovero, siccome all'epoca non c'era un centro di oncomatologia pediatrica nell'ospedale Casa Sollievo, eravamo ricoverati in ematologia adulti. Questo creava qualche piccolo problema, perché un paziente adulto ha delle esigenze, un paziente pediatrico ha ben altre esigenze, perché ha bisogno, c'ha la mamma vicino, ha bisogno dei fratellini ogni tanto e tutto il resto, e poi magari piange, ha bisogno di giocare. L'adulto può essere infastidito da tutto questo movimento. E da lì nasce l'idea di, insieme all'attuale primario dell'oncomatologia pediatrica, il dottor Ladogana, di dar vita a un'associazione di genitori per stimolare l'ospedale a farsi carico della creazione di un centro di oncomatologia pediatrica. Purtroppo dopo 2 anni di cura e dopo lo stop terapia, mia figlia ebbe una ricaduta e si rese necessario un trapianto di midollo osseo che a San Giovanni non si faceva, quindi andammo a Monza. Lì ebbe anche modo di affinare un pochettino le mie idee sull'associazione, perché c'era una grande associazione, il Comitato Maria Letizia Verga, e copiai molto da loro quello che facevano. Partendo promisi al dottor Ladogana che comunque fosse andato il trapianto, al mio ritorno avremmo fatto l'associazione. E così è stato. Ritornammo nel mese. Quanti anni sono che esiste l'agape? Stiamo vedendo anche l'immagine. In pratica l'agape è nata nel 1992, il 24 di giugno, il giorno di San Giovanni, quindi la festa patronale di San Giovanni. È nata il 24 giugno, poi dopo, l'anno dopo, sempre nel mese di giugno, mia figlia andò ad arricchire la schiera degli angeli, perché io non dico mai è morta, perché i nostri bambini ci sono sempre. E infatti la casa è proprio chiamata, se la regia ci aiuta a vedere in onda proprio la facciata della casa. Angeli e sogni, è proprio il nome, sì. Ecco qui. E siete qui tra l'altro, a pochi passi anche da noi, con questa struttura che ha il compito comunque di dare un rifugio, come dire, una casa di umanità ai tanti genitori, no? Eh sì, da lì, ripeto, nacque l'idea dell'agape, di cosa doveva occuparsi l'agape, perché della parte medica si occupano i medici. Certamente. Quindi, e noi non interferiamo nemmeno su quello che i medici possano fare, perché non abbiamo le competenze per poter interferire sulle terapie mediche. Quindi la decisione fu che mentre i medici si occupavano della parte malata dei bambini, noi avremmo dovuto occuparci della parte sana, sia dei bambini che delle famiglie. Quindi l'aspetto psicologico, l'aspetto sociale, l'aspetto logistico, l'aspetto economico, perché molte volte ci troviamo di fronte a famiglie che non hanno le risorse per, né psichiche né finanziarie per poter affrontare una problematica del genere. E fra i vari sogni c'era quello della scuola in ospedale, e quindi perché avevamo avuto bambini bocciati dalle scuole di appartenenza per eccesso di assenze, e quindi con l'allora direttore sanitario Pennelli piano piano nacque l'idea di creare una scuola paritaria, e così fu. E poi l'altro grande sogno era avere una casa accoglienza per poter ospitare le famiglie che vengono da lontano. Certo. Perché il peso economico diventa eccessivo. E nasce l'idea di creare una casa. Inizialmente avemmo un'altra casa fondata dalla McDonald's,
ma poi dopo nel 2018 inaugurammo la nostra casa, che è quella che io decisi di chiamare Angeli e Sogni, perché gli angeli sono i nostri bambini che non ci sono più e i sogni sono quelli che tutti noi abbiamo fatto in questi anni. Poi dopo gli altri membri del consiglio direttivo dell'associazione hanno deciso di intestarla anche a mia figlia e così nacque la casa Angeli e Sogni Francesca Desino. Sono, diciamo, sogni belli che si realizzano. Noi ringraziamo il dottor Desino per essere stato qui con noi questa mattina. Suor Cristina, abbiamo solo un minuto prima di chiudere questo nostro spazio che passa sempre troppo velocemente. Qui c'è il sostegno non solo agli ammalati ma alle famiglie. Tu di famiglie ne hai incontrate e ne incontri tante. Quanto è importante che anche loro abbiano il giusto supporto? È fondamentale, perché la malattia, soprattutto queste malattie, sono una bomba dentro la famiglia, sconvolgono le relazioni, rendono tutto più pesante, creano problemi nel mondo del lavoro, creano problemi dal punto di vista economico pesantissimo, che poi si ripercuotono anche sulla serenità, sulle risorse per affrontare comunque l'assistenza di un bambino. Avere il supporto di altre famiglie che hanno passato la stessa cosa, poter avere un posto come questo dove non è troppo oneroso economicamente portare il bimbo, anche per chi è lontano avere la possibilità di tenere il bimbo qualche giorno fuori dall'ospedale ma vicino all'ospedale, certo, nell'intervallo tra una cura e l'altra, rende tutto molto più bello e fa parte della mission di Casa Sollievo, no? Non soltanto le medicine al letto del malato ma anche proprio la vicinanza e l'attenzione a tutto l'uomo, perché l'uomo lo cura tutto. Grazie davvero per la sua testimonianza, la ringraziamo, la salutiamo e Suor Cristina ringraziamo ovviamente come sempre anche te, ti ritroveremo venerdì prossimo. Noi adesso dobbiamo fermarci per una brevissima interruzione. Grazie a fra poco. Voi. Grazie, grazie. Ciao. Eccoci qua, ritorniamo con Vite in Corsia, come avete già capito anche dal nostro jingle e come vi abbiamo anche anticipato la scorsa settimana, questa è la pagina dei ricordi ed è una pagina affidata a due persone davvero speciali. Io sono molto contenta di averli qui, li avremo qui non solo oggi ma ci accompagneranno in questo viaggio. Buongiorno alla dottoressa Lucia Miglionico e al dottor Peppino Petracca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti, buongiorno ai nostri telespettatori. Spettatori. Anche se siete meritatamente in pensione, dopo quanti anni di servizio in Casa Sollievo? Dopo circa 40 anni, poco più, poco meno, ecco, sì, abbiamo comunque lasciato la famiglia a Casa Sollievo della sofferenza. Un medico rimane sempre, sì, un medico e voi ne siete davvero dei grandi testimoni. Allora, con voi noi affronteremo questo viaggio nei ricordi di Casa Sollievo. Vi abbiamo un po' tenuto come memoria, diciamo, storica e umana di quello che è successo, perché in 40 anni di servizio ne avete viste tante. Sì, no? 40 anni sono una vita. E se pensiamo sono i due terzi della nostra vita vera e soprattutto sono legati ai ricordi di casa Sollievo della sofferenza, che se noi ci andiamo diciamo, se ci pensiamo bene, abbiamo trascorso più tempo nella Casa Sollievo rispetto al tempo che abbiamo trascorso invece nella casa di domicilio. Vuoi perché la prima parte l'hai passata con i tuoi genitori e la seconda parte sia pure in famiglia, siamo sposati da quasi 40 anni. Hai fatto bene a dirlo, perché io avevo dimenticato di ricordare questo passaggio fondamentale. No, importante, perché la nostra vita di coppia che precede l'arrivo a Casa Sollievo. Noi ci siamo conosciuti adolescenti, fidanzati, universitari, laureati e abbiamo cominciato poi il percorso di Casa Sollievo da giovani fidanzati, ma con un matrimonio che possiamo dire abbiamo vissuto nella piena nuzialità sia nell'ospedale che a casa.
E anche nel momento conclusivo del nostro... A proposito di momento conclusivo, abbiamo una foto che, come dire, lo racconta bene. Eccola qui, questa è l'ultima timbratura. Sì. Dottor Petracca, che cosa avete provato in questa giornata? Beh, questa giornata per noi innanzitutto è stato non un momento atteso, ma è stato poi anche un momento molto emozionante, perché appunto stare per 40 anni a lavorare in famiglia a Casa Sollievo della Sofferenza e poi lasciarla, ma non lasciarla soltanto fisicamente, perché poi per il resto noi siamo sempre legati alla casa e il nostro senso di appartenenza alla casa è sempre vivo. E noi, io dicevo con Lucia qualche giorno fa, ecco, possiamo essere considerati, o meglio, noi ci consideriamo, o ci possiamo essere considerati, ambasciatori di Casa Sollievo anche fuori, perché anche quando andiamo fuori per altri incontri noi portiamo il messaggio di Casa Sollievo, il messaggio che Padre Pio ha voluto lasciare alla famiglia di Casa Sollievo, e quindi la nostra disponibilità, il nostro amore. Ci sentiamo ancora, ecco, non presenti fisicamente in Casa Sollievo, ma sicuramente siamo lì come osservatori attenti, e se c'è bisogno noi siamo sempre disponibili. E questo è davvero straordinario, perché vuol dire che davvero si è creato negli anni un legame profondo da quando voi siete arrivati proprio in Casa Sollievo. Sono tantissimi i ricordi che avete, poi secondo me faremo anche fatica a selezionarli tutti, però ce n'è uno in particolare che è molto significativo, sì. Ovvero la nascita dell'Associazione dei Medici Cattolici. È indicativo soprattutto perché mette insieme quello che è lo spirito. Allora, eravamo studenti a Bologna, dove c'era una Bologna molto laica e una Bologna molto rossa all'epoca, politicamente impegnata da quel punto di vista, ma noi molto radicati anche nella vita della parrocchia. Per cui quello che cercavamo era soprattutto fare il medico in maniera speciale, e questo fare il medico in questo modo lo abbiamo trovato nel nostro ospedale, perché quando siamo arrivati e ci siamo presentati, io ricordo che alla firma del mio contratto, io ho firmato il contratto un anno prima rispetto a Peppino, perché lui aveva ancora l'obbligo della leva, era partito militare, quindi il mio arrivo nell'80 lo ha preceduto. Siamo stati ricevuti dall'allora direttore sanitario, il dottor Gusso, il quale ci spiegò non tanto il lavoro del medico, perché quello lo dovresti saper fare, ma quanto il ruolo del medico nell'ospedale di Padre Pio. E c'era una famosa clausola, io ricordo, nel contratto dove diceva: dichiaro di attenermi a tutte le direttive dell'ente morale, eccetera, così. E il dottor Gusso ci disse: guarda, accanto al lavoro del medico c'è anche un lavoro spirituale che dovreste magari continuare a fare, se già lo state facendo, perché in Casa Sollievo abbiamo l'Associazione Medici Cattolici, che praticamente è un'associazione nazionale della quale facciamo ancora parte. E nel presentarci lo statuto lui ci spiegò anche del perché della presenza dell'associazione in ospedale. Cioè, sembra strano, un ospedale, di solito le associazioni sono un qualcosa in più in un mondo magari che la pensa diversamente, e sembrava strano che in Casa Sollievo, dove tutto parlava del fondatore, ci fosse una associazione medici cattolici. Lui ci spiegò e ci fece vedere la documentazione, perché nel 1957 ci fu un congresso a Bari, un congresso nazionale dei medici cattolici, al quale Papa Pio XII aveva inviato
una preghiera, la preghiera del medico cattolico, e Monsignor Angelini, che era allora l'assistente dell'associazione, insieme ad un gruppo di medici, tra i quali c'era il professor Gedda, che poi è il fondatore del Mendel, vedi, tutto un intreccio, come si intrecciano, esatto, le vicende, e arrivò a San Giovanni Rotondo in visita da Padre Pio e chiese a lui di leggere questa dovremmo preghiera. Avere anche una foto proprio di, sì, di dovrebbe questo, essere una, negli, proprio negli Padre archivi, Pio che legge questa lettera di dove Padre Pio, Pio legge eccola la qua. Lettera, ecco la foto. Poi abbiamo anche tante altre immagini storiche di Casa Sollievo, anche il dottor Gusto, che abbiamo nominato, vari medici che chiedo alla regia, infatti, poi magari di riuscire a mandare. E la cosa bella è che torniamo sulla, ecco qui il dottor Gusto che avete nominato prima, torniamo sulla foto della lettera proprio, perché è significativa. Eccola qua. Ecco, abbiamo qui praticamente Padre Pio al centro con Monsignor Angelini alla sua destra e il professor Gedda alla sua sinistra. C'erano i medici che erano ospiti del convegno. Nella preghiera il medico chiede protezione, accompagnamento allo spirito, promette di seguire nel corpo e nello spirito l'ammalato, si affida completamente a Dio e dalla storia di Casa Sollievo sembra che Padre Pio abbia esclamato alla fine della lettura della lettera, in quella sua espressione dialettale che gli è tipica, «Guagliò, ma questo», riferendosi a Pio XII, «la pensa come me». Quindi questi medici cattolici li voglio anche qui. E così nel 1958 i vari medici che c'erano allora in Casa Sollievo fondarono la prima l'associazione medici cattolici, che di solito è diocesana. E noi infatti abbiamo una grande fortuna nella nostra diocesi, perché abbiamo due sezioni, una diocesana alla quale partecipano i medici del territorio, l'altra invece ospedaliera. A proposito di missione, a proposito anche di non distinzione tra anima e corpo, vogliamo ascoltare le parole che il presidente di Casa Sollievo, il nostro arcivescovo padre Franco Moscone, ha pronunciato proprio nell'omelia del 21 settembre scorso, proprio in occasione della giornata della sofferenza dedicata al personale e agli ammalati di Casa Sollievo della sofferenza, così poi la commentiamo insieme. Ascoltiamolo. Nei modi diversi, essere a Casa Sollievo della sofferenza, essere a San Giovanni Rotondo nella comunità del santuario e nelle opere che sostengono questa città e questo monte, credo significa rispondere ad una chiamata. Nessuno di noi è qui per caso. Credenti o non credenti, c'è stato qualche cosa che ha mosso la nostra storia, la nostra mente e la nostra vita e ci ha portati qui. Era così con chiarezza nei primi anni, quando Padre Pio ha fondato l'ospedale, ma in qualche modo continua ad esserlo così anche oggi. Il Signore non ci abbandona, ma dà a tutti la grazia sufficiente per operare secondo la chiamata non casuale ricevuta. E ripeto, questa è una verità che non è solo per chi crede, ma può essere estesa a tutti. Se la fede che ci pare di avere o non avere ci può distinguere, di sicuro il sentimento e le motivazioni di fondo che muovono il cuore non ci separano mai, sono le stesse per tutti. Bellissime parole queste, parole di molto padre forti. Franco. Le possiamo commentare fra pochissimo, perché dobbiamo restituire adesso la linea alla regia per una breve interruzione, ma torniamo subito qui.
E allora ci siamo lasciati prima dell'interruzione pubblicitaria con le parole di padre Franco Moscone, operare secondo la chiamata non casuale, credenti o non credenti, siamo tutti qui. Sì, per... credenti, non credenti, parole molto forti, e ci torna alla mente per esempio alcuni commenti che facevamo con dei colleghi che erano venuti a lavorare nei primi anni, ricordo un collega di Peppino, Adriano, che veniva da Venezia a lavorare qui, aveva risposto semplicemente perché il concorso c'era bisogno, e lui dice dopo alcuni anni è tornato a Venezia perché si era creata per loro l'occasione di poter lavorare sul posto, e dice: il segno Casa Sollievo te lo lascia, scendi da questa montagna trasfigurato. Ecco, come diocesi noi stiamo un po' ricordando quello che era il quinto verbo di Firenze, la trasfigurazione. Ecco, salire su questo monte dove avviene una cosa meravigliosa, dove trovi un ospedale, dove trovi... un qualche cosa che non ti aspetti, chi viene per la prima volta non si aspetta questa cattedrale, ma è una cattedrale che non è soltanto mura, ma dentro c'è un'anima che ti entra dentro, quindi credenti e non credenti ti portano comunque ad interrogarti, innanzitutto sulla tua identità, identità personale, perché quando sei lì ti viene da chiedere chi sono io, cosa posso fare io, come posso lavorare bene in questo. Professionale, perché poi dopo ti dice come il medico deve essere qui. Che, ripeto, è il medico che dovrebbe essere dovunque, non è l'appartenenza. Ho portato con me una spilletta. Ecco. È la spilletta dell'Associazione Medici Cattolici. Che non so se si riesce che a inquadrare. Praticamente ecco qua, sì, c'era stata, c'è il simbolo dei Medici Cattolici, viene consegnata al momento dell'iscrizione. E ricordo un episodio anche che all'inizio mi aveva lasciato un attimino così. Perplessa. Ma quando il dottor Gusso al momento dell'iscrizione, dopo ce l'ha data con il primo tesseramento, lui ha detto non è necessario portarla sul camice perché quel cattolico te lo devi tenere dentro, lo devi manifestare con la tua testimonianza, lo devono capire non dalla spilletta che porti sul camice, ma da come testimoni il tuo essere medico. Ecco. E a proposito di testimonianza, noi avremo la fortuna di riavervi comunque nella prossima puntata, dobbiamo sempre correre i racconti, poi noi staremo qui ore ed ore ad ascoltarli, però fortunatamente abbiamo tante puntate davanti a noi per ritornare ad aprire questa pagina straordinaria dei ricordi in Casa Sollievo della Sofferenza. Anticipiamo già che venerdì prossimo parleremo di Papa Giovanni Paolo II, sì, che insomma non solo nella, sì, storia di Casa Sollievo, ma proprio nella vostra, nella storia personale. Vita. Ecco, questa è un'anticipazione di una storia davvero molto bella che racconteremo venerdì prossimo. Grazie davvero al dottor Petracca, grazie alla dottoressa Miglionico per essere stati con noi. Grazie a voi. Un saluto a tutti a casa. E come sempre ora lo spazio è dedicato alla medicina, alla cura e alla salute. Oggi parliamo di tumore al seno, ne parliamo grazie all'intervento del dottor Luigi Ciuffreda, primario in senologia, proprio a Casa Sollievo della Sofferenza. Ascoltiamo questo contributo. Oggi siamo qui a parlare di tumori della mammella che caratteristicamente non hanno una sintomatologia specifica,
Molto spesso tutto è affidato all'autopalpazione, che evidentemente deve essere fatta in maniera corretta. L'autoispezione, direi, nella fascia di età tra 0 e 50 anni, cioè nella fascia di età in cui non è previsto lo screening, e quindi non c'è indicazione a degli esami diagnostici prima che parta il programma dello screening. E dunque, di conseguenza, l'unico modo che ha una donna per accorgersi di avere un probabile tumore della mammella è quello di eseguire una corretta autopalpazione, potendo rilevare la presenza di noduli piuttosto che una secrezione patologica dal capezzolo, nonché con l'autoispezione rilevare la presenza di alterazioni cutanee che possano essere evocative della patologia. È evidente che quando ciò accade la donna si reca dal medico curante, che di conseguenza predispone delle indagini diagnostiche anche al di fuori dei programmi di screening. Evidentemente nella fascia di età da 50 a 70 anni lo screening diventa di fondamentale importanza nelle donne asintomatiche, perché tramite indagini diagnostiche di primo livello, quindi classicamente la mammografia digitale, permette di ottenere di perseguire una diagnosi precoce e di conseguenza di ridurre la mortalità. Bisogna sicuramente aggiungere che in maniera particolare nella fascia di età tra i 25 e i 50 anni, ossia laddove non parte lo screening sul territorio, le pazienti che hanno una familiarità altamente significativa di tumore al seno o che hanno delle alterazioni geniche predisponenti devono essere sottoposte ad indagini diagnostiche anche al di fuori dello screening territoriale. Queste indagini prevedono l'utilizzo dell'ecografia e a volte, secondo necessità, anche della risonanza. Il tumore della mammella è evidentemente il più frequente nella donna, con un'incidenza di circa il 30%, con delle differenze per fascia di età che vanno dal 41% nella fascia 0-50 anni, 35% nella fascia 50-70 anni, poco più del 20% oltre i 70 anni. L'incidenza ha mostrato negli ultimi anni un lieve incremento di circa lo 0,3% per anno, laddove invece la mortalità ha subito un decremento in termini di 5-6 punti percentuali negli ultimi 5-6 anni. E quindi evidentemente questi dati ci dicono che la diagnosi si fa sempre più precocemente grazie alla tecnologia diagnostica e i trattamenti sono sempre più efficaci. Come si fa la prevenzione? La prevenzione si fa essenzialmente cercando di interagire con i fattori di rischio, modificandoli laddove possibile e utilizzando correttamente gli strumenti di diagnosi precoce. Tra i fattori di rischio classicamente possiamo citare i fattori riproduttivi. Dunque un lungo periodo fertile, la nulliparità, la prima gravidanza a termine oltre i 30 anni e il mancato allattamento al seno. Tra i fattori ormonali possiamo citare sicuramente l'utilizzo di terapie endocrine in menopausa e di contraccettivi orali. Fattori dietetici possono essere l'abuso di assunzione di grassi animali, il basso utilizzo di fibre vegetali, e l'obesità.
Poi ancora andrei a citare la pregressa radioterapia sulla parete toracica, specie prima dei 30 anni, e infine, e non meno importante, i fattori ereditari. Quindi ci sono delle alterazioni geniche, delle mutazioni di alcuni geni, in particolare in BRCA1 e 2, che predispongono all'insorgenza del tumore mammario, oltre che dell'ovarico, prostatico e pancreatico. L'incremento dell'incidenza di tumore mammario in caso di mutazione BRCA1 e 2 è rispettivamente del 65% e 40%. Gli strumenti diagnostici entrano in gioco in una fascia di età differente da quella giovanile, in cui è prevista soltanto l'autopalpazione. E tra gli strumenti diagnostici possiamo dire che ad oggi la mammografia tridimensionale, per esempio, o tomosintesi, è uno strumento che sicuramente agevola una diagnosi sempre più precoce, perché rispetto alla mammografia tradizionale riduce i falsi negativi, così come i falsi positivi. Ed è uno strumento che riesce a rilevare lesioni, almeno il 50% di quelle lesioni che sono rilevabili soltanto con l'ecografia dopo una mammografia tradizionale negativa. Quindi di conseguenza questi strumenti diagnostici di primo livello, poi ovviamente associati anche a quelli di secondo livello come la risonanza e la mammografia con mezzo di contrasto, evidentemente incidono notevolmente sulla precocità della diagnosi. La precocità della diagnosi ci aiuta ad eseguire interventi sempre più conservativi, meno demolitivi, oltre a ridurre evidentemente la mortalità e aumentare ovviamente la sopravvivenza a distanza. Sicuramente al di fuori della fascia di età sottoposta ai programmi di screening, ossia 50-70 anni, nella popolazione giovanile occorre fare molta attenzione, perché appunto non essendo previsti degli strumenti diagnostici rutinari, tutto è affidato alla corretta esecuzione dell'autopalpazione. E poi ancora, per quelle categorie a rischio, ossia le pazienti affette da mutazioni genetiche predisponenti, sicuramente occorre fare il consulto genetico e, se necessario, su indicazione del genetista, il test genetico. Nel momento in cui il test genetico è positivo, la giovane donna, perché quasi sempre è così, ha due possibilità, ossia sottoporsi ad uno screening radiologico stretto con cadenza semestrale, senza dimenticare la possibilità di poter accedere alla chirurgia profilattica. Tutto questo viene gestito nell'ambito di un ambulatorio interdisciplinare che vede la partecipazione del genetista, del chirurgo, del ginecologo, dell'oncologo e dello psicologo. Nell'ambito di questo ambulatorio, la paziente, ottenuti i consulti di tutti gli specialisti, può decidere se avviare il proprio programma di prevenzione tramite lo screening radiologico, piuttosto che decidere per la chirurgia profilattica. E questo vale sia per la mammella e sia per l'ovaio, perché queste mutazioni predispongono fortemente e ugualmente sia al carcinoma mammario che al carcinoma ovarico. Anche questa strada è una strada che oggi non fa più paura come in passato, perché la mastectomia ad oggi è una mastectomia conservativa che permette la preservazione dell'involucro esterno in toto, compreso il complesso areola-capezzolo, e permette una ricostruzione immediata quasi sempre con protesi.
E ringraziamo il dottor Ciuffreda, primario in senologia a Casa Sollievo della Sofferenza, per questo spazio dedicato alla cura e alla salute. Vite in Corsia vi dà appuntamento a venerdì prossimo, come sempre a partire dalle 10.30. Voi però rimanete lì perché subito dopo l'interruzione pubblicitaria lo spazio dell'informazione con il mondo intorno, oggi a cura della collega Paola Russo. Grazie e buon proseguimento di giornata con Padre Pio TV.